classifica dei 10 luoghi più spaventosi che ho mai esplorato. Sono Albifoto. Se non conosci il mio canale, ti consiglio di iscriverti e di non perderti un solo video. Faccio esplorazioni dal 2013 e posso dirti che ci sono luoghi veramente strani in giro. Luoghi da incubo. Al decimo posto ci sono le gallerie militari abbandonate. Non ti dirò dove si trovano. Posso soltanto dirti che sono gallerie marce, spaventose, claustrofobiche, umide. L'unica speranza arriva dal cielo che si vede da alcuni punti, ma davanti a te soltanto oscurità è abbastanza inquietante. Al nono posto c'è Villa Capriglio, famosa villa abbandonata a Torino, conosciuta con tanti nomi, ma non sono i nomi a renderla particolare. La villa è oscura, sede di strane sette che la frequentano quasi ogni notte. La cosa più spaventosa sono i sotterranei, dal pozzo ad alcune gallerie che sembrano interrompersi in certi punti. All'ottavo posto c'è la casa del mostro. Si trova ad Ivrea e questa casa è legata ad una storia molto triste. Una ragazza, tanto tempo fa, è stata uccisa tra queste stanze. L'assassino era finito in carcere, ma oggi egli è già a piede libero. E forse questa è la cosa che rende questo luogo molto più inquietante. Al settimo posto c'è invece il Tempio di Saletta. Forse lo avrete già sentito, perché è un luogo particolarmente famoso. È strano, ricco di leggenda, e le immagini non sono abbastanza chiare per potervi far capire quanto sia particolare. Questa esplorazione risale al 2014, ma le cose non sono assolutamente cambiate. Le leggende rimangono, in particolare per quanto riguarda i sotterranei. Si parla di gallerie che partirebbero da qui, ma non sono mai state trovate, e questo rende il luogo ancora più inquietante. Al sesto posto c'è il cimitero di Darola, famosissimo cimitero non tanto lontano dal Tempio di Saletta. Esso è stranamente inquietante, perché è il classico cimitero che vi aspettereste di trovare in un film horror o in un racconto di Edgar Allan Poe. La chiesa poi è stata più volte vandalizzata e depredata, e come se non bastasse, alcune lapidi del 1800 e altre degli anni 40 del 1900 rendono tutto quanto abbastanza strano e spaventoso. Al quinto posto c'è invece Villa Anna, una villa che ho esplorato nel 2017. Si trova nel mezzo della Lomellina, una terra aspra, piena di spazi vuoti. Questa villa è vuota come il territorio che la circonda. Posso soltanto dirvi che la torre vi offre una vista spettacolare e allo stesso tempo spettrale. Vi assicuro che non passereste mai la notte qui dentro.
per non parlare del pozzo che sembra uscito dal film The Ring. Al quarto posto c'è la casa del diavolo. Questa esplorazione l'ho fatta quest'anno, nel febbraio 2018. Vi posso semplicemente dire che questo nome non l'ho dato per caso. Qui rimane tutto quanto della vita di qualcuno. Ma la cosa più spaventosa è il freddo di queste stanze, per non parlare dell'estremo isolamento. Per raggiungere questa casa bisogna camminare per decine e decine di minuti attraverso una strada ormai scomparsa. Bisogna farsi largo tra rovi alti decine di metri. E fidatevi, essere qui di notte è la cosa peggiore che possa capitarvi. Come mai tutto questo è stato abbandonato? Perché ci sono ancora dei vestiti nella lavatrice? Perché è rimasto tutto questo in cucina? Sembra quasi che gli antichi proprietari siano fuggiti da un momento all'altro. La casa è abbandonata dal 2004, ma sembra che sia passato molto più tempo. Al terzo posto la Villa dei Fantasmi. Questo nome potrebbe sembrare esagerato, ma fidatevi, non l'ho dato per caso. Questa è la classica Villa dei Fantasmi. Stanze spaventose, un bagno nero, per non parlare dei corridoi, e poi la soffitta dei ricordi, piena di riviste. Lasciate ogni speranza, o voi che entrate. Al secondo posto, i sotterranei dell'ospedale La Bertagnetta, un'esplorazione che ho fatto nel 2015, a Vercelli. In realtà già soltanto l'ospedale è abbastanza spaventoso, ma se avrete la malsana idea di addentrarvi nei sotterranei, vi aspetterà uno spettacolo tutt'altro che rassicurante. La stanza dove venivano adagiati i morti di questo ospedale, ed è nella più completa oscurità. Al primo posto c'è la casa dello sfratto. Non so come descriverla in pochi minuti. Fotografie di un matrimonio in questo abbandono sono tutt'altro che felici. Un coltello in un angolo non è rassicurante. L'aria è piena di umidità e freddezza pura. Tutto qui è lasciato nel più completo abbandono dal 2007, quando la famiglia è stata costretta ad andarsene in seguito ad uno sfratto. E nei sotterranei ci sono i resti di quello che era il laboratorio di un artista. Ma questi quadri in questa oscurità sono tutt'altro che belli. E queste
erano l'immagine del luogo più spaventoso che fino a questo momento ho esplorato. Ma vi invito a iscrivervi al canale perché ne arriveranno altri in futuro. La classifica finisce qui. Qual è il vostro luogo più spaventoso? Concordate con questa classifica? Scrivetelo nei commenti. Grazie per la visione e buon Halloween!